Questa mattina, come dicevo, vogliamo parlare di Galati. È una lettera che abbiamo affrontato nella nostra chiesa e che ci ha arricchito moltissimo. Paolo scrive questa lettera per far capire ai Galati una differenza che c'è tra la legge e la fede. Che cos'era la legge e che cos'è la fede? Come ci si comportava prima e come bisogna comportarsi adesso. E Paolo, al capitolo 4, continua a fare questa differenza tra legge e fede, facendo un paragone al capitolo 4 tra la fanciullezza e la maturità di un erede, di un figlio. E questo ci farà capire molto bene la differenza tra la legge e la fede, con questo esempio. Leggiamo i primi tre versetti. Ora io dico, fin tanto che l'erede fanciullo non differisce in nulla dal servo, benché sia padrone di tutto, ma è sotto tutori e curatore fino al tempo prestabilito dal padre. Così anche noi, quando eravamo fanciulli, eravamo tenuti in servitù sotto gli elementi del mondo. E per adesso mi fermo qui. Fino a quando, ci dice Paolo, l'erede è fanciullo, è bambino, benché erede di tutto quanto, tutto quello che possiede il padre, è come il servo, ci dice. È come un servo. Perché deve stare sotto tutori, perché non ha le potenzialità per poter gestire la sua eredità. Quindi, benché erede di tutto, è considerato come un servo. Deve essere cresciuto, deve essere guidato, deve essere pilotato da qualcuno. Poi Paolo ci aiuta a capire questo principio con degli esempi, quindi con la fanciullezza e la maturità. Nella natura umana, nell'uomo, troviamo tre periodi fondamentali di un uomo: la fanciullezza e la maturità. Quindi sono tre periodi. La nascita è il tempo in cui magari come genitori, come padre, come madre, come genitori, facciamo delle promesse ai nostri figli. Gli promettiamo di crescere, in un modo, tante promesse, insomma, che sarai così, colà, tante promesse per il suo futuro. Nella fanciullezza, invece, quando i figli cominciano a crescere, c'è bisogno di fare il genitore, ossia di disciplinare, di mettere delle regole, di mettere dei punti dove poter far crescere questo fanciullo. È un tempo di disciplina, intenderei. E dopo c'è la maturità dell'uomo, dove si diventa maggiorenne, con tutte le nostre potenzialità, è il tempo che l'erede entra poi in possesso della propria libertà e della propria, dei propri beni. Nel piano di salvezza di Dio, invece, nella natura spirituale, troviamo tre periodi fondamentali, che sono gli stessi: la nascita, la fanciullezza e la maturità. La nascita è il tempo delle promesse fatte al figlio. Genesi 12, 1, 2. Senta che andate magari sempre a trovare, perché ci sono parecchi passi. Genesi 12,
1:2. Il Signore disse ad Abramo: va via dal tuo paese, dai tuoi parenti e dalla tua casa e dalla casa di tuo padre, e va nel paese che io ti mostrerò. Io farò di te una grande nazione, ti benedirò e renderò grande il tuo nome, e tu sarai fonte di benedizione. È il tempo in cui Dio fa la promessa della futura eredità ad Abramo, è la nascita, possiamo definirla. Dopo questa nascita abbiamo detto che c'è la fanciullezza, l'essere bambino, è il tempo della legge, come abbiamo visto prima anche per l'uomo, è il tempo della disciplina, e così ha fatto Dio per il suo popolo, applica disciplina, applica la legge attraverso Mosè, attraverso il suo popolo, con le tavole della legge. Esodo 19, da 5 a 6, Dio applica la disciplina per poter far capire al suo popolo chi lui è, come devono comportarsi, come devono crescere. E dopo la fanciullezza, ugualmente, troviamo la maturità. È il tempo in cui Dio mette a questo punto a disposizione le promesse, la promessa che lui fece già alla nascita. Così tu non sei più servo, versetto 7, non sei più servo ma figliolo, e se sei figliolo sei anche erede. È la promessa fatta al tempo della nascita, è la certezza della libertà, la libertà dal peccato, per mezzo della fede, per mezzo della fede. Giovanni 8:32, versetto che conosciamo a memoria: conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Liberi di fare quello che ci pare? No, liberi dal peccato. Il fanciullo, abbiamo detto, finché tale è tenuto sotto tutore, cioè sotto la legge. Ma questo è un periodo che deve necessariamente, sottolineo questa parola, necessariamente essere superato. Deve passare questo periodo di fanciullezza, se non si vuole che il figlio rimanga un eterno minorenne nella sua situazione di disciplina. Per tutto questo tempo che vive sotto tutore, il fanciullo, pur avendo tutto, pur essendo erede futuro di ogni cosa, non è diverso dal servo. Ora, per il popolo, per i giudei, conoscendo la libertà e i benefici che derivano dal compimento della maggiore età, nel momento in cui Dio manda suo figlio, perché si dovrebbe desiderare di restare sotto tutela? Perché dovremmo desiderare di rimanere sotto la legge? Ma Paolo, al versetto 3, fa un discorso un po' più ampio, non si riferisce solamente ai giudei. Dice: anche noi, quando eravamo fanciulli, eravamo tenuti in servitù sotto gli elementi del mondo. Non più riferiti a giudei, ma va a riferirsi anche a gentili. C'è stato un tempo in cui tutti eravamo con legge o senza legge tenuti sotto gli elementi del mondo. Gli elementi del mondo che cosa sono? Che cosa sono gli elementi del mondo?
sono gli elementi, sono gli elementi che indicano una realtà, una, da cui proviene qualcosa, sono principi fondamentali di una legge, sono principi di una scienza, principi di un'arte, di un'opera, principi che compongono corpi biologici, principi matematici, principi di tradizione, di religione, tutto ciò che è di questo mondo. Pertanto, l'essere tenuto in servitù sotto gli elementi del mondo, come dice Paolo, indica essere sottoposto a questi principi che possono essere adatti sia ad una vita fisica, perché chi non conosce Dio vive comunque sia sotto questi elementi, ma non ad una vita spirituale, non ad una vita spirituale. Per la vita spirituale Dio ha fornito altri elementi, altri principi che sono fondamentali per noi. Se non rimaniamo sotto gli elementi del mondo, che danno corpo alla regola, chiamiamola così, adatta ad un'esistenza vera, ad un'esistenza eterna e immutabile con Dio. La scrittura stessa ci dice la differenza sostanziale tra questi elementi terreni, e ne troviamo tanti nella parola, questa differenza tra elementi del mondo ed elementi spirituali. Osservate un po' di questi elementi del mondo, così possiamo capire bene, salteremo un po' di versetti. Colossesi, al capitolo 2, versetto 8, Colossesi 2, 8, parla di elementi del mondo e ci dice così, al versetto 8: guardate che nessuno faccia di voi sua preda con la filosofia e con vani raggiri secondo la tradizione degli uomini e gli elementi del mondo, e non secondo Cristo. La filosofia, vanità ingannatrice, tradizione degli uomini, sono elementi del mondo, ci dice la parola. Insegnamenti morali, sì, dottrinali, comportamentali, dettati però dall'uomo, quindi del mondo. Non sono elementi spirituali che sono dettati da Dio, che sono adatti per una vita eterna insieme a Dio. Colossesi ancora, capitolo 2, versetti 20 a 23. Se siete morti con Cristo agli elementi del mondo, perché come se viveste nel mondo vi lasciate imporre dei precetti quali non toccare, non assaggiare, non mangiare, tutte cose destinate a scomparire con l'uso secondo i comandamenti e le dottrine degli uomini? Quali cose hanno vero e quali cose è vero una parvenza di sapienza per quel tanto che è in esse di culto volontario, di umiltà e di austerità nel trattare il corpo, ma non hanno alcun valore, servono solo a soddisfare la carne, servono solo a soddisfare la carne. Non toccare, non mangiare, non assaggiare, non fare quello, non fare quell'altro, tutte cose che l'uomo, tutte regole che l'uomo si è predisposto nella propria vita pensando di avvicinarsi a Dio, ma in realtà lo teneva lontano da Dio, e sono tutte cose che sono destinate a
a bruciare. Passeranno. Colossesi, seconda pietra ancora, per gli elementi del mondo, seconda pietra, capitolo 3, versetti 10-11. Versetti 10-11 di seconda pietra, capitolo 3. Il giorno del Signore verrà come un ladro. In quel giorno i cieli passeranno stridendo, gli elementi infiammati si dissolveranno, la terra e le opere che sono in essa saranno bruciate. Mi fermo qui. Gli elementi infiammabili sono gli elementi del mondo, sono tutte quelle cose di cui parliamo adesso, gli elementi a cui l'uomo fa riferimento. Ma Dio, nella sua immensa misericordia, ha pensato a noi. Nel suo immenso amore ci ha voluto riscattare. E in seconda Pietro, sempre, capitolo 1, versetto 3, ci dice: seconda Pietro, prima Pietro 1, versetto 3, la sua potenza divina ci ha donato tutto ciò che riguarda la vita e la pietà, mediante la conoscenza di colui che ci ha chiamati con la propria gloria e virtù. La sua potenza, e aggiungerei anche la sua misericordia, il suo amore verso di noi, ci ha donato tutto ciò che riguarda la vita e la pietà. La pietà non nel senso che lui ha pietà di noi, ma la pietà nel senso di essere pio, di essere puri, mediante la conoscenza di colui che ci ha chiamati con la propria gloria, mediante il suo figlio Gesù. E ancora in Corinzi, poi basta nel saltare qua e là con i versetti, prima Corinzi, capitolo 1, versetto 21, poiché il mondo non ha conosciuto Dio mediante la propria sapienza, è piaciuto a Dio nella sua sapienza di salvare i credenti con la pazzia della predicazione. Mi fa sorridere questa parola, perché per la sapienza del mondo la predicazione di Cristo Gesù è una pazzia. È una pazzia credere in Cristo Gesù. Perché è una pazzia? Perché credere in Cristo Gesù non è una cosa razionale, non è una cosa che il mondo riesce a spiegare, non fa parte degli elementi di questo mondo, non fa parte della filosofia di questo mondo. Ed è qui la differenza tra la legge e la fede. Avere fede ed essere pazzi per il mondo. Però a Dio è piaciuto questo, farci conoscere il suo regno mediante la fede in Cristo Gesù, e non mediante la sapienza di questo mondo. Quando invece si usano gli elementi del mondo per voler conoscere Dio, il risultato non può allontanarsi da quello che il Signore poi ci dice in Romani capitolo 1, versetto 28-31. 1, versetti da 28-31. Siccome non si sono curati di conoscere Dio, Dio li ha abbandonati in balia della loro mente perversa. Perversa, sì, che facessero
ciò che è, che è sconveniente, ricolmi di ogni ingiustizia, malvagità, cupidigia, malizia, piena di invidia, di omicidio, di contesa, di frode, di malignità, calunniatori, maldicenti, abominevoli a Dio, insolenti, superbi, vanagloriosi, ingegnosi del male, ribelli ai genitori, insensati, sleali, senza affetti naturali, spietati. Essi, pur conoscendo che secondo i decreti di Dio quelli che fanno tali cose sono degni di morte, non soltanto le fanno, ma anche approvano chi li commette. Quindi abbiamo visto una differenza sostanziale tra elementi del mondo ed elementi spirituali. Ma per fortuna, o grazie a Dio, Dio è buono con noi. Dio ha misericordia di noi. Non ci dice solamente dovete fare quello e non dovete fare quest'altra cosa. Ma versetto 4 del nostro brano di Galati, capitolo 4, nella pienezza dei tempi, quando giunse la pienezza dei tempi, versetto 4, il Dio mandò il suo figliolo, nato da donna sotto la legge. E per adesso mi fermo qua. Il termine pienezza, pleroma in greco, si riferisce a ciò che riempie ogni cosa. Ricordo, Dio ha il controllo sul tempo, sulla storia, sugli eventi della storia. E Gesù viene nel tempo stabilito da Dio, non viene in un tempo a caso, adesso basta, mando mio figlio. No, viene in un tempo ben stabilito da Dio. Quando il tempo era giunto, durante la pienezza dei tempi. E in quale modo è possibile per noi vedere questa pienezza dei tempi? E attraverso la scrittura lo notiamo. È il tempo in cui si riferiscono tutte le profezie antiche su Cristo, sul Messia. Adesso non andiamo a vedere, le cito alcune, Daniele 2,44, il piano della realizzazione divina, è il piano in cui termina la giurisdizione, chiamiamola così, della legge mosaica. Entriamo nel piano della grazia di Dio. Finisce quindi il sacerdozio levitico e comincia un altro tipo di sacerdozio. Finisce, in un certo senso, il tempo del popolo ebreo come unico prescelto da Dio e comincerà un tempo per un nuovo popolo. Daniele 12,4 sempre. È il tempo in cui vi era un governo mondiale, l'impero romano, e questo voleva dire facilità di spostamenti, scambi commerciali, vie di comunicazione, traffico di una sola lingua capita perlomeno da tutti, il greco, della dispersione degli ebrei in ogni parte del mondo che si conosceva allora, tutte condizioni che poi, quando Cristo poi salì in cielo, contribuirono alla diffusione del Vangelo in un modo molto veloce. Per questo ci dice che il tempo era giunto e non si poteva fare prima. Perciò
nella pienezza dei tempi, Dio che cosa fa? Manda il suo figlio, manda Gesù, versetto 4, manda Gesù. Il fatto che dice che Dio manda suo figlio ci fa capire tante cose di Cristo. Ci fa capire che se Dio manda suo figlio, vuol dire che suo figlio era già con lui e quindi indica la preesistenza di Gesù. Vuol dire che Gesù stava con il Padre già allora. Vuol dire che Gesù, durante la creazione, era con il Padre a fare ogni cosa. Indica la sua divinità, che lui è sempre stato e sempre sarà. Indica ancora la sua uguaglianza al Padre. È venuto dunque Cristo, Gesù, sulla terra. E il versetto 4 ci dice, nato da donna. E questo sta a indicare la sua umanità. Nato da donna, Gesù, Cristo ha partecipato veramente e realmente alla vita umana come uno di noi. Benché lui era col Padre, fin dalla creazione, lui si è fatto uomo e ha vissuto veramente ogni emozione come noi. Ogni cosa come un uomo, come una donna, per sconfiggere il male, per conoscere che cosa provava l'uomo, benché lui lo sapesse, ma lo ha provato sulla sua pelle, con la sua morte. Fatto che noi non saremmo stati in grado di fare, di realizzare ciò che lui ha fatto, ma non si è limitato a vivere una vita da uomo, perché il versetto 4 ci dice sì, nato da donna, ma nato sotto la legge. Sotto la legge. Gesù è nato sotto la legge di Mosè, con l'obbligo di dover osservarla. E questo è un fatto straordinario, dove l'uomo fallisce con i suoi comportamenti, Gesù non fallisce, Gesù non ha fallito. Gesù aveva l'obbligo di osservare la legge e lo ha fatto, legge che egli ha obbedito perfettamente, a cui lui ha obbedito perfettamente. Senza tale perfezione, non solo non avrebbe potuto compiere l'espiazione per i nostri peccati, ma sarebbe stato anche lui investito dalla maledizione della legge. Se fosse stata valida la legge come sistema di salvezza, invece, per noi, solo Gesù avrebbe meritato la salvezza. Per la sua obbedienza perfetta. Invece con la sua morte Gesù ha salvato noi anche dalla legge che non riuscivamo a mettere in pratica. Versetto 5, per che cosa? Per riscattare quelli che erano sotto la legge, ci dice, affinché noi ricevessimo l'adozione di figlioli. Questo versetto parla anche a noi, versetto 5. A prescindere che comunque la legge scritta condannava tutti, sia giudei sia gentili, resta il fatto che il sacrificio di Gesù è valso per riscattare gli uni e adottare gli altri. È il tempo del riscatto per quelli che sono sotto la legge, per i giudei,
Ed è stato il tempo dell'adozione per quelli senza legge, ovvero i gentili, ovvero i roncigionesi, ovvero coloro che sono a Montefiascone, Montefiaschini? Montefiasconesi, ok. Per noi, oggi, tutti insieme, per formare un corpo unico, per essere una sola famiglia in Dio Padre, Efesini 2,14. E perché siete figlioli, versetto 6, Dio ha mandato lo Spirito del suo Figlio nei nostri cuori, che grida Abba Padre. Non dobbiamo sottovalutare questo versetto. È dimostrato che Dio poi ha mandato il suo Spirito mediante il suo figliolo, Giovanni 14,26, Giovanni 20,22. E una delle finalità dello Spirito Santo è di creare una relazione di figliolanza fra tutti coloro che credono in Cristo Gesù. Nei cuori di coloro che obbediscono a Dio Padre, i Galati e tutti i cristiani hanno bisogno di capire che la garanzia di essere figlioli sta nel fatto che Dio ha mandato lo Spirito nei nostri cuori affinché possiamo chiamarlo Abba Padre. Questo, nel tempo della legge di Mosè, non sarebbe mai potuto avvenire. Quando mai un giudeo e un gentile, un pagano o quelli senza Dio, solo con la conversione del cuore, solo con la conversione del cuore avrebbero potuto ricevere lo Spirito per poter invocare Dio come Padre? Lo Spirito è colui che ci lega gli uni e gli altri. Ora, noi diciamo che siamo una famiglia, ma siamo tutti diversi. Siamo chi americani, chi inglesi, chi italiani, chi dall'Africa, chi francesi. Siamo tutti di famiglie umane diverse, ma siamo dalla famiglia di Cristo, perché abbiamo un unico DNA. E qual è questo DNA? È lo Spirito Santo. È lo Spirito Santo. E quello Spirito che ci fa chiamare fratelli, sorella, perché abbiamo un unico Padre, che è Dio. E lo Spirito è il nostro DNA, che identifica la nostra famiglia in Cristo Gesù. Così tu non sei più servo, ci dice il capitolo 7, ma figliuolo ed erede per grazia di Dio. L'adozione significa non essere più servo, significa essere figli a tutti gli effetti. E se siamo figli a tutti gli effetti di Dio, saremo eredi del regno di Dio in virtù del sacrificio di Cristo Gesù. Ora faccio una domanda: per quale ragione un figlio di Dio, un cristiano, colui che segue Cristo, che non è più servo, che non è più sotto gli elementi del mondo, dovrebbe tornare sotto tutore? Sotto quella servitù dove non v'è salvezza? Perché faccio questa domanda? Perché può succedere che noi vogliamo tornare sotto tutori, può succedere che noi ci rimettiamo sotto gli elementi del mondo. Parlo per esperienza personale, perché nella mia vita, tempo fa, mi sono accorto
che non stavo facendo la volontà del Signore, che gli elementi del mondo mi pilotavano la mia vita. Per elementi del mondo posso intendere l'educazione dei miei figli, posso intendere il mio lavoro, posso intendere qualsiasi tipo di relazione che ho con le persone, qualsiasi cosa a cui io metto delle regole nella mia vita, che non sono sbagliato, ma che pilota la mia vita, che guida la mia vita e che fa sì che io non metto più il Signore al primo posto. Ma queste regole mi rendono schiavi, mi rendono schiavi e rendevano schiavo a me. Il Signore mi ha aperto gli occhi, mi ha fatto capire che le regole sono giuste nella mia vita, ma non devono essere delle regole che mi allontanano da Lui. Non devono essere regole che mi condizionano, che condizionano la mia vita. Perché se una regola mi fa sentire peccatore o sbagliato o non adeguato nel momento in cui non riesco a metterla in pratica e mi frustra questa cosa, questa regola è sbagliata, questa regola non onora Dio, questa regola non va bene per me. E aggiungerò ancora di più: è possibile mettere delle regole anche nelle nostre chiese che ci incatenano e che ci rendono schiavi. Facciamo delle regole per guidare il culto, giusto, ma nel momento in cui il culto non viene più guidato secondo queste regole, ah, c'è qualcosa che non va, non mi piace come si fa. Ma chi l'ha detto? L'uomo ha detto questa cosa. Facciamo delle regole per l'evangelizzazione, facciamo delle regole per quando o decidere quando battezzare, facciamo delle regole per qualsiasi cosa. Natura dell'uomo, dobbiamo stare molto attenti, dobbiamo stare alle regole di Dio, a ciò che Lui insegna nella sua parola, perché Gesù è venuto a liberare, non a incatenarci. Le regole sono giuste, non buone. Dio è un Dio di ordine, ma non vuole che le nostre regole umane ci vengono ad incatenarci. Ma come? Ha fatto morire il suo figlio sulla croce. Gesù è morto sulla croce per liberarci dalle nostre regole umane. E noi vogliamo tornare sotto queste regole? Questo è un campanello di allarme per noi, per le nostre vite personali, ma anche per la nostra vita di chiesa. Stiamo attenti a fare la volontà di Dio. Le regole sono buone se sono secondo la volontà del Signore. E il Signore me lo ha fatto capire molto chiaramente. Nella mia vita, nella Chiesa, e sta guidando ogni cosa, perché Lui è buono e ci fa ritornare sulla via giusta, il Signore. Non ci lascia nel nostro fango, non ci tira fuori. Ci tira fuori nel momento in cui noi riconosciamo il nostro peccato, il nostro sbaglio. Gesù ci ha perdonati dai nostri peccati passati, presenti e futuri, se noi ce ne accorgiamo di quelli futuri, se noi chiediamo al Signore perdonami, sono caduto un'altra volta, riportami sulla via giusta, il Signore lo fa. Quindi vogliamo pregare adesso affinché il Signore possa essere Lui la guida delle nostre vite, possa essere Lui davvero al primo posto nella nostra vita. Le regole sono buone, giuste per farci vivere tutti quanti insieme, ma sono sbagliate nel momento in cui non fanno parte della sua volontà. Quindi bisogna essere maturi in questo lato, avere discernimento. E se non si riesce a capire qual è la cosa giusta da fare,
mettiamoci in preghiera, chiediamo al Signore, perché Lui vuole che noi camminiamo secondo la Sua volontà, non vuole dei figli che sono allo sbaraglio. Quindi preghiamo. Signore, vogliamo lodarti ed adorare il Signore per quello che Tu sei, Signore, per quello che Tu, Signore, hai fatto. Sei colui che ha creato ogni cosa, il Dio, Signore, di ogni tempo, il Dio, Signore, dell'Antico e del Nuovo Testamento, Signore. Tu, Padre, hai il controllo su ogni cosa, sulla storia, Signore, sugli eventi, Signore, e hai mandato Tuo Figlio nel momento in cui i tempi erano giusti, per poter tirar fuori l'uomo dal suo fango, Signore. Così noi Ti vogliamo ringraziare, perché noi stessi, io stesso, ero nel fango, e in virtù del sacrificio del Tuo Figlio, che ha lavato il mio peccato e lo ha buttato via, inchiodandolo sulla croce, Tu hai fatto sì che io potevo risultare pulito, puro davanti a Te, grazie a Gesù. E così Tu, Signore, non Ti sei limitato a lavare i nostri peccati e a farci figli Tuoi, ma vuoi che noi camminiamo in questo mondo degni di essere figli Tuoi. Perciò noi dobbiamo, come dice poi avanti Galati, mettere via ormai questo vecchio uomo e far spazio, Signore, al Tuo Santo Spirito dentro di noi. E mi rendo conto che, benché si è figli Tuoi da tanto tempo, molte volte camminiamo ancora secondo la carne, perché magari ci fa male buttar via un pezzo di carne a cui ancora siamo legati, buttar via un pezzo di vecchio uomo a cui ancora pensiamo di dover tenere. Signore, aiutaci Tu a capire che il vecchio uomo verrà bruciato completamente, non rimarrà nulla di questo vecchio uomo. E aiutaci, Signore, a far spazio completamente al Tuo Santo Spirito in noi, che possiamo essere ricolmi del Tuo Santo Spirito, affinché possiamo veramente compiere ogni miracolo in Cristo Gesù, nel nome di Cristo Gesù. Aiutaci, Padre, Signore, ad essere figli degni del Tuo nome.